Amici, finalmente dopo una quantità di tempo incommensurabile, cioè tipo che ero minorenne la prima volta che l'ho fatto, torniamo con la meme review, ovvero i meme migliori che avete inviato nel server Discord, link in descrizione. Iniziamo. Oggi, così, tanto per variare, partirei dal basso, dato che vedo questo video incredibile, aspetta a partire. Mettiamolo full screen. Thank you. Ok, allora, partitina di Rocket League, non fa una e vabbè, cosa sto guardando, Dio mio, stiamo calmi. Cos'è, cercatore di calore? E ha pure fatto gol! Che culo! Signor Piera Scar... che culo! Prossimo meme. Io parlo con un mio amico, lui dice che gli anime fanno schifo. Tutte le persone che guardano anime nel raggio di 2 km. Arrivederci. Allora, non vorrei sbagliare, ma secondo me è uno di JoJo questo. Fatemelo sapere nei commenti. Domanda... Ah, Carlo afferma Y per X meno 2 uguale a YX e tutte quelle cose noiose che non interessano a nessuno. Ha ragione, mi fido di Carlo. Nel dubbio, signori, sempre fidarsi di Carlo è la risposta migliore. GG per Carlo. Comunque, con una risposta del genere, io fossi nella profe, la sufficienza gliel'avrei data. Quanto sudato quest'uomo, cioè quanti occhi, quanto tutto grosso, non c'è niente di conforme. Io chiedo a Tempest se posso essere helper. Lui, cosa? Io? Tu non hai visto niente. Che magia! Un illusionista. Prossimo meme. Ok, questo è su di me. Master, dorme, postino, suona. Master, vado ad aprire tutto assonnato. Sempre lui 5 minuti dopo aver scoperto che gli è arrivata la PS5. Perché sì, mi è arrivata e questo qui sono esattamente io. Lo sappiamo tutti che hai fatto così, è vero. Sono esattamente io quando mi è arrivata la PS5. Ora, non so se vi ho fatto uscire prima di questo il video sulla Play 5. Non lo so, in caso l'avrete già scoperto. Nel dubbio iscrivetevi. E niente, mi è arrivata la Play. Sono stato abbastanza contento. Madò, poi vabbè, vedrete nel video le cose che sono successe, però pollice in su. Ecco, questo qui diciamo che non ha un pollice in su, c'ha un altro dito in su, quindi nel dubbio skippiamo. Verso lì di migliore. Oh, guarda questo che carino. Guarda questo che carino. Un gattino che mi va a premere un bottone per poi andare a... Beh, lo sapete meglio di me. Dovevo farlo. Prossimo meme. Prima di iniziare, quanto scura ha cominciato? Ma comunque... Ehi, come va? Perché non mi rispondi? Scusa, ma non trovo il telefono. Ok, scrivi quando lo trovi. Trovato? No! Ok, anche questa. Tripletta JoJo? This is a tripletta JoJo? È proprio lei. Skippato. Storia. Era il rumorino della barra su sto... Non lo faccio più. Altra storia. Ho riscritto la storia. Fai schifo, ma ne vado fiero. Ting! Ci sta, perché io non le ho mai fatte queste cose a scuola. Potevo essere il genio della classe, avrei potuto prendere borse di studio e andare a Harvard, ma invece no. Invece no. E qua un poema questo. Un poema. Lo schippo male. Ma no, è tornato il signore del dito me. Ma mi scusi, signor dito me. Guarda come scappa. Guardalo lì come scappa. Dannato, spero di non ri... Ma no, è ritornato anche il gattino Master. E niente. Che però sto giro cambia. Io prendo 4 a matematica, io non dico niente del voto, i miei controllano sul registro, io dopo 5 secondi. Oh shit, here we go again. è vero, succedeva spesso. Ed è proprio lui, ed è proprio lui. Il polletto rinforzante. Ragazze, i ragazzi non sanno cosa vuol dire spaventarsi. È vero, amo, questa era la mia voce da ragazza. Non la so fare. Ragazzi, Supercell. Quante cacche addosso che mi sono fatto per quel rumorino della Supercell. E infatti ho tolto l'audio. Però quanti ricordi, dai. Chi non sa la sigletta iniziale che fa... Spero. E con questo, prossimo meme. Bellissimo. Mamma, ho comprato i biscotti. Pandemia e la mucchina biscuits. Ma signora mamma, ma che stracabbo le fa fare al figlio. Però venderebbero incredibilmente. Voglio fondare i pandemia biscuits. Voi non avete visto niente. Prossimo meme. Il mio. No. Il nostro comunismo enters the chat. No, non è vero niente, signori di YouTube. Non è vero niente. E parlando appunto di comunismo, la Germania prepara campi di detenzione per dissidenti pandemici. Vediamo se mi ricordo ancora come si fa. E chi vuole capire, ha capito. Questo che roba è, parlando di capire? Non lo
so. Al sicuro da qualsiasi minaccia, vero, vero, con le spalle al muro, elevato rischio di attacco con le spalle non verso il muro, madò, e gli uomini neri che fanno baldoria. Quando ti uccidono su code per ricordare tutte le bestemmie, vai a svegliare i due nonni veneti. Svegliatevi, miei maestri. Pff, vedi che tipo... Pff, the Rise of the Nonni. Pff, pff, pff. È il rumore del Rise of the Nonni. Oggi siamo low budget, il rumore lo sto facendo io, non il Master dell'Editing. Bravo, Master del Futuro. Mamma, amore, tutto ok? Ieri dopo esserti portato... Dopo esserti portato l'ananas. Dio mio, mamma, ma come cabbo scrive? Torni a scuola, mamma di me. Comunque, in camera ti sentivo urlare: SpongeBob, so dove ti nascondi, brutto bastardo. Ma signora mamma, bello il meme, interessante, può fare... Però dopo esserti portato l'ananas... Cioè, mi lascia un po' col dolorino al cuore. Oh, questo è il... Sì, avete presente. Il doggo! Doggo, ma che stracabbo fai? Quanto è pompato sto doggo? Mamme prima. Ho lavorato tutto il giorno per mantenere la mia famiglia. Mamme ora. Figlio, aiutami a postare su Facebook. È scritto in modo molto blando, molto con tanti uno, con tanti punti esclamativi. Che boomers su Facebook. Raga, non andate mai su Facebook, è proprio. In offerta a 2,50, adattatore per suicidio, per non risvegliarsi il giorno dopo. Ding! Oddio, sta tripletta di video cringe, sinceramente. Tutto bello, ma quanti... quanti ne avete inviati di video, raga? Dio mio. Quanto cringeometro... Perché c'è un... Perché c'è un porcellino d'India? Amici, perché è un porcellino... Mamma, dove hai nascosto il nostro porcellino? Quando diventi poliziotto e vedi una Karen aggredire qualcuno. Cosa? I hit a woman for the first time in my life and I'm having fun. No, allora, prima di tutto mi dissocio. Due, in che senso una Karen? Scrivetemelo nei commenti. Non l'ho capita. Qualcuno... stavo dicendo qualcuno. Qualcuno ha tolto il tuo telefono dalla carica e ha messo il suo panic. Ha un altro carica batteria. Calm. Sei solo in casa. Mega panic. Sì. Andrei in mega panico. Come andrei in mega panico quando vedi un corpo di un morto? Panico. Panico in sala stampa. Non sei su Among Us. Calmo. Non sei su Among Us! E infatti dovevi un attimo ragionare. Ho detto, ma che cazzo? Non c'è nessuno in casa nel mio carica. Va bene, prossimo meme. Con un po' di tensione. Luke. Gente, dobbiamo fare fuori il bot. Esatto, non ci lascia parlare senza beccarci un warn. Tempest. Beh, l'abbiamo settato noi, non è colpa sua. Luke. Tempest. Tempest was not the impostor. Per chi è nel server, capisce. Dannato Tempest. No, non l'ho capita, graffa. Parentesi... Tonda, parentesi quadra, graffa, chi è questo che l'ha inviato? Mi sei, che sarebbe il bot e tutti gli altri. Dai, ma non lo ama nessuno il bot, poverino, poverino. E infatti, bot schiavo, Dio mio, con quali nomi me lo state dicendo? F per il bot, un F per il bot in chat ci può stare. NCIS, I finally found diamonds. In che senso? In che senso? Me la spiegherete voi, nessuno lo capirà. E infatti. Oh, è proprio lui, è l'impasta tattico. Quando richiede di essere italiana, ma non sa pronunciare gnocci. Ma scritto sbagliato. Ma signori di Discord, mi fate un meme italiano. Vabbè, chi è che l'ha inviato? Diamond, che si chiama Ciao Master, cosa? Cosa. L'ultimo veramente meme su Netflix mentre guarda Attack on Titan per la quarta volta. Clicca, salta la intro per passare all'episodio. Ammettiamolo, con quella faccia assolutamente creepy. Chi ha mai skippato le intro? Assolutamente no. Non skippate le intro, come non skippate il fatto di lasciare un mi piace. Se siete nuovi iscrivetevi. Come ho recuperato il discorso. Vi ringrazio a tutti per la visione. Thank you per essere passati in questo video incredibile che non facevo da tanto tempo. Ci vediamo domani alla solita ora, ovvero le 19, con un nuovo video. Oppure tutti i giorni, tranne la domenica, in live su Twitch alle 3. Detto questo, ciao!